Qualche tempo fa avevo rilasciato un video in cui parlavo dei rinvasi dei ferricci e ho parlato di granulometria. Ho promesso che avrei fatto un video parlando in dettaglio sulla granulometria. Adesso ci vorrebbe veramente molto tempo per spiegare tutto quanto per filo per segno, però una piccola infarinatura ve la voglio dare. Allora, qui ho alcuni esempi di terra di, vedete, diversa granulometria. E vediamo cosa cambia. Un fondamento che sappiamo tutti, ma vabbè, lo ripeto, non devo stare io a dirtelo, che la pianta vive non solo di elementi come acqua o concimi, microelementi e quant'altro, ma anche di gas, sia nella parte dell'epigeo, quindi fuori terra, ma anche nell'ipogeo, sottoterra. Questo gas dove si racchiude? In sostanza nelle intercapedine, nelle macroporosità, ha detto, che si crea tra un sassolino e l'altro. Allora, che tipi di gas ci sono nel nostro substrato sottoterra, che non lo vediamo, ma c'è? Dobbiamo sapere che le radici innanzitutto respirano, e quindi cosa consumano? Se respirano, consumano ossigeno, e hanno a che fare anche con dei gas di scarto, che cos'è? Il CO2, in sostanza. Allora, affinché le radici possano correre liberamente e svilupparsi, perché in presenza di ossigeno che hanno massimo sviluppo, dobbiamo avere tanto ossigeno. Vedete, questa, ad esempio, lasciamo perdere la tipologia di substrato, queste pomice che io uso raramente, ma vedete quanto spazio per l'aria che c'è. Se noi andiamo a usare, ad esempio, acadama fine, magari per un terriccio più maturo, vedete che abbiamo un minore spazio per l'aria. Allora, quello che viene, ecco, l'importante da notare è che chi mischia le granulometrie, qua ho mischiato le due granulometrie, vedete che sopra apparentemente abbiamo granuli grossi, ma sotto vedete cosa succede. In sostanza abbiamo le stesse macroporosità del substrato più sottile. Perché? Perché i granelli piccoli si infilano dentro nelle porosità, nelle macroporosità che creano i granelli grossi, e quindi questo lo dico, è importante, perché andare a mischiare due tipologie di granulometrie a poco serve, perché sarà in sostanza quella più sottile che va a dettare la tramatura del substrato. Allora, abbiamo detto, abbiamo bisogno di tanta aria. Adesso lasciamo perdere, questi sono casi veramente enormi dove qua ci passa veramente le correnti d'aria, il fön e quant'altro, la bora, e qua veramente qua passa il giusto. Ok, se noi andiamo a togliere del tutto le porosità, ovvero non consentiamo più gli scambi gassosi, cosa succede? Non ci sono più i presupposti per la fertilità. Abbiamo detto che la pianta ha bisogno di gas e scambi gassosi per vivere. Se noi andiamo a tirar via il gas, non c'è più la fertilità, cioè lì non cresceranno radici sottili. Molto spesso vediamo nelle piante con un apparato radicale vecchio costipato che le radici buone sono all'esterno, e da in mezzo, dove c'è il mattone, non c'è nulla, e non sarà nemmeno fertile come substrato, perché non ci sarà nemmeno presupposto per far proliferare i microorganismi. E a volte addirittura è così compatto che non ci entra neanche l'acqua, quindi assolutamente c'è la morte. Io consiglio sempre di andare a sostituire anche il terreno nella zona vicino al colletto, perché molto spesso viene lasciata così nature, però in realtà poi andiamo a compromettere la bontà del substrato. Allora, abbiamo detto gas, le radici respirano, quindi ossigeno. Ma i gas di scarto invece è il CO2, che ha il problema che è più pesante dell'ossigeno. Il CO2 è più pesante dell'ossigeno, quindi cosa succederà? Dovremmo avere un buon drenaggio sotto. Questo un bicchiere non ce l'ha, ma perché dovrà entrare l'ossigeno da sopra e uscire il CO2 da sotto, perché il CO2 uscirà sempre solamente per caduta o per saturazione, ovvero se io prendo questo bicchiere e lo riempio d'acqua, non c'è più spazio per il CO2, il CO2 straborda da fuori, però poi devo far uscire l'acqua, quindi il drenaggio
ci va sempre. Ok. Allora, abbiamo parlato di macroporosità, quindi dell'intercapedine tra un granello e l'altro, parliamo anche di microporosità. È importante perché sono quelle che all'interno di un granello, come questo, per dire, ospitano l'acqua, cioè quando noi bagniamo la terra, il grosso dell'acqua va via e ne rimane un po' all'interno, del granello, del glomerulo. Ok, cosa c'è da dire? Che in base alla capacità di trattenere l'acqua avremo un risultato più o meno buono. La pomice trattiene molto, anche la Kadama ha una così, capacità ottimale. Una cosa importante, se noi andiamo ad esempio a mettere un substrato molto compatto pieno di terriccio muffero, tratterrà troppo. Così come ad esempio se noi andiamo a usare la ghiaia tratterrà zero. Come fate? Fate un esperimento a casa se volete. Prendete allora un bicchiere, pesate il substrato, 100 grammi di substrato, lo riempite d'acqua, poi lo scolate e ripesate il substrato. Provate con la ghiaia, con la kadama, con la pomice, con i vari substrati e vedrete la capacità di retenzione che ha il vostro substrato. Con quello imparerete a miscelarvi i terricci nel giusto modo, cioè saper creare un substrato che trattiene più gas o trattiene più acqua a seconda anche del vostro clima, dello stato di coltivazione del vostro albero, non è importante, è fondamentale. Ok, un piccolo esempio che spero che possa esservi d'aiuto. Quindi, non tutte le piante hanno le stesse esigenze e quindi noi dobbiamo diversificare il tipo di substrato anche nella granulometria secondo la nostra pianta. Questo è tutto. Vi ricordo che se volete seguire e dialogare con noi gratuitamente esiste bonsaiclub.it, il sito bonsaiclub.it, il forum, oppure se volete seguire i nostri corsi, Studio Bonsai in Subria, in laboratorio, a Tradate, a Carbonate. Oramai la conoscono tutti la nostra realtà e quindi se vuoi entrare a farne parte, contattaci. Logico che ti dico like e condividi.